Grande fratello, Javier chiude definitivamente con Shayla. Ma nella notte accade che... Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato. Grande fratello, effusioni spinte tra Shayla e Javier nel letto. Shayla e Javier erano reduci da un confronto in sauna dove lui aveva ammesso: ho provato a guardarti con altri occhi ma, dopo settimane di indecisione e continui cambi di rotta. Negli ultimi giorni Shayla gatta all'interno della casa del grande fratello sembra aver fatto la sua scelta ed essersi decisa a conoscere unicamente Javier Martinez, accantonando così il rapporto con Lorenzo. I due nelle ultime ore sono apparsi sempre più vicini, e proprio in merito ai loro recenti contatti fisici, Shayla ha confessato alle amiche e a Tommaso Franchi ciò che è successo con Javier. Lui è stato molto bravo. A un certo punto, poverino, si è messo una mano sulla fronte. Mi ha detto: io non ci sto a capì più niente. Siamo stati vicini, abbracciati. Poi mi ha detto che io fino a 24 ore prima ero un'altra persona. Io gli ho spiegato che qui dentro un giorno vale come tre e che si può cambiare idea. Se ho un tempo limite per dargli un bacio, non mi metto i tempi. A me lui piace, ma le cose verranno naturali, non mi voglio forzare a fare qualcosa al momento. Successivamente, Shayla e Javier si sono confrontati in sauna sul loro rapporto e Javier si è aperto con la Shayla. Io ci ho provato a staccarmi, dopo la puntata. Ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la facevo. Mi sono detto, se vedi uno spiraglio da parte sua non essere orgoglioso, e così ho fatto ieri. Il fatto che in questo momento sia completamente cambiato e non abbia tenuto fede alla parola data da me stesso non vuol dire che ora sia tutto rose e fiori. Nella notte poi le effusioni tra i due sono continuate e mentre si trovavano a letto con accanto Michael Castorino, Shayla e Javier si sono lasciati andare ad alcuni contatti più ravvicinati, tanto da costringere il loro coinquilino ad abbandonare in fretta e furia il loro letto per trasferirsi altrove. E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato.